prima che complesso, il problema appunto è di rompere delle barriere culturali, cioè noi dobbiamo in qualche modo recuperare le conoscenze che sviluppiamo e codificarle nelle varie esperienze che facciamo di scuola lavoro. Questa è la piccola sfida. E quindi poter avere una classificazione, allora, siccome diciamo, io mi occupo come attività di progettazione organizzativa, io ho fatto una riflessione: in un mondo flessibile, far acquisire in poche settimane, un po' in un anno, delle competenze, già in azienda le competenze devono essere, i profili di competenze devono essere quanto più flessibili possibili. Quindi io ho notato questo, però in realtà noi facciamo acquisire ai ragazzi in azienda un numero discreto, finito, di attività competenziali. Gli facciamo fare delle attività competenziali, io le ho chiamate così, delle attività competenziali. Quindi non è vero che in quel tempo il ragazzo può sperimentare un'intera competenza, però fa delle attività competenziali, le quali sono fruibili in un unico profilo, ma anche in molti luoghi dell'azienda. Loro sono bravi.